Che però ripeto, purtroppo non abbiamo in distinta l'intervento. È calcio di rigore per il Suio. E la parata di Polverino. Attenzione alla rovesciata ancora di Canali, alla fine segna il Suio. Il gol del vantaggio. Passaggio ancora per Canali, di ritorno per Silva in area di rigore ed è calcio di rigore per il Minturno. Lento, molto lento la conclusione e il gol di Quintigliano, il pareggio della città di Minturno. Martino prolunga per Lunardo, attenzione, Lunardo in area di rigore, va col mancino che esce di un soffio. Sì, diciamo che c'era un po' di tensione, ma non per il fatto del Minturno in sé per sé. Era la prima partita che giocavamo di fronte ai nostri tifosi, quindi i ragazzi ci tenevano a fare bella figura e a dimostrare che comunque sono venuti qua per fare le cose seriamente. Al di là poi dell'adrenalina dei primi 30-35 minuti, forse non eravamo completamente sciolti. I ragazzi comunque hanno dimostrato che effettivamente tengono a questi colori del Suio Castelforte. Come del resto si è visto poi durante la gara, che già ci è successo domenica, francamente, quindi c'è da dire che dobbiamo lavorare su questo aspetto, perché sì, forse noi abbiamo avuto un rigore mezzo sì, mezzo no, probabilmente. Il loro era molto più netto, quindi va bene così. Però se contiamo le palle e gol fatte che abbiamo creato e che abbiamo sistematicamente messo palloni in mezzo e non l'abbiamo chiuso con i nostri attaccanti, ci viene il rammarico. Penso che siamo stati fortunati in alcune occasioni. La fortuna ci ha dato una mano e forse alla fine ci ha anche un po' aiutato. Però su una cosa non sono d'accordo, il calcio di rigore è totalmente inventato. Diceva anche... Ci ha detto bene in alcune situazioni del gioco, perché ci ha detto bene, forse non, un pochino siamo stati fortunati, però il calcio di rigore è totalmente inesistente, si è visto chiaramente che la palla l'ha spostata verso l'esterno, quindi non poteva aver toccato il calciatore. È stata una partita abbastanza combattuta e ci tenevamo a fare il punto in casa, ci siamo riusciti e siamo riusciti a portare più di 1000 persone allo stadio, diciamo che è la nostra vittoria principale, l'obiettivo principale che ci siamo posti quest'anno. Beh, abbiamo giocato contro una bella squadra, il Minturno, che sappiamo che è retrocesso ad un'eccellenza, non è che una squadra che veniva dalla prima categoria. Sapevamo che avevano anche molti nostri ex calciatori che non sono nostri scarti, ed è stata solo una questione di scelta tecnica dell'allenatore, del nostro DS, quindi sapevamo che sono tutti dei buoni giocatori, altrimenti l'anno passato non ce l'avevo sicuramente.